Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Guardate chi c'è con me, un ospite ciao. Speciale, l'amatissima e famosissima youtuber Nicole KissandMakeup01. Penso che la seguiate tutti, ma se non la seguite correte a seguirla perché veramente lei è fantastica, è una delle mie youtuber preferita, quindi assolutamente seguitela e seguitela anche su Instagram, perché nei giorni passati abbiamo fatto una diretta sul mio profilo Instagram con Nicole e nei prossimi giorni la faremo sul suo, quindi sarò io ospite nella sua diretta Instagram. Sì, mi sono divertita tantissimo, quindi non vedo l'ora, è bellissimo. Adoro, è stato veramente bello. E poi sì, il tempo. Un sacco di ragazze mi hanno scritto per ringraziarci, sai, perché si sono divertite. Davvero? E è piaciuto un sacco i consigli che abbiamo dato, quindi assolutamente dobbiamo rifarla. Dobbiamo rifarla. Presto. Adesso, grazie siamo qua. Comunque per avermi invitato in questo video e mando grazie un bacio a te, tutti. Grazie a te tesoro, grazie mille a te, anche perché abbiamo già filmato il video sul canale di Nicole che è andato online penso ieri, quindi se non l'avete visto correte sul suo canale, vi lascio in descrizione il link e guardatelo perché è stato troppo divertente, cioè, ancora non mi riprendo dalle figuracce. È stato terribile. Ho fatto certe figuracce, vabbè. Comunque, anch'io. Adesso siamo qua per fare una bellissima intervista doppia con le domande che ci avete lasciato su Instagram per noi, quindi abbiamo una voce dietro le quinte che ci farà le domande e siamo pronti per iniziare. Sei pronta tu, Nicole? Prontissima! Let's go! Ok, andiamo! Come ti chiami? Carlita. Nicole. Soprannome? Carlita, sempre Carlita. Io non ho soprannome, ci stavo pensando, ma non ne ho. Mi chiamano tutti solo Nicole. Beh, Kiss and Makeup. Pezza? Allora, io pensavo di essere alta, ma quando mi misuro, cioè, possibile, ragazzi, che io sono tipo 1,65, 1,66. Cioè, fino a non sono altissima, Io purtroppo io sono 1,77 e ho sempre avuto il complesso che sono troppo alta. Beata te, tutte le mie amiche erano più basse e io volevo tanto essere anche 1,65. Che lavoro fai? Allora, vari lavori, youtuber, influencer, poi ho uno shop online, quindi tutto comunque nel web. Anch'io, youtuber, insomma, imprenditrice digitale che va tanto di moda. Ecco, brava, quello. Comunque quello è. Come vi siete conosciute? Allora, ci siamo conosciute in realtà solo tramite internet, sicuramente tramite video. Lato bello positivo di fare questo lavoro è quello di poter conoscere tante persone che fanno il tuo stesso lavoro e trovare delle affinità, ed è fantastico. Con Nicole è stato così, l'ho adorata dal primo momento e grazie. Sono proprio felicissima di essere sua amica e non vedo l'ora di incontrarla da vicino. Anch'io! Per farle mangiare tante pizze qui a Napoli. Sì, la pizza di Napoli, non vedo l'ora, tu non hai idea. Comunque sì, non ci siamo ancora mai viste di persona purtroppo perché siamo distanti geograficamente. Molto. Però dobbiamo assolutamente recuperare, prima o poi quando si potrà recupereremo, andiamo sì. A mangiare un giorno pizza e poi sushi, tutti sì, e due voglio fare. Metteremo, guarda, 10 kg in un giorno, adoro. Va bene, chi se ne frega, ma andiamo. Sì, E poi è davvero bella questa cosa perché quando conosci un'altra youtuber e tu già la conosci dai video, cioè già la conosci anche se ancora le devi parlare. Vero, questa cosa. Vero, è fantastico. Tre aggettivi per descrivere l'altro. Allora, sicuramente timida. Questa cosa, lei veramente rente timida, non sembra, ma è timida, e educata, molto educata, e simpatica, adoro, simpaticissima. Grazie, sì è vero, comunque sulla timidezza confermo. E allora, secondo me, molto solare, allegra, e poi mi viene da dire mamma, sei molto materna. Sì, è vero. Assolutamente sì, confermo. Pensi che l'altro sia un bravo youtuber? Assolutamente sì, perché vi ho detto, vabbè, a parte che è una delle mie youtuber preferite, lei assolutamente mi piace tantissimo, ogni video che fa ci mette tanto impegno, tanta professionalità, precisione, veramente sì. Si vede tutto curato nei minimi dettagli e penso che sia quello il segreto del suo successo, dei format nuovi, alternarli, veramente se dovessi consigliare come diventare un bravo youtuber direi segui Kiss and Makeup, perché veramente oh, assolutamente grazie. Sì, io purtroppo
purtroppo per fortuna, avendo comunque anche altre cose, lavoro tantissimo su Instagram con i partner, ho il mio shop online, quindi YouTube purtroppo non riesco a curarlo tantissimo, non è il mio lavoro principale. Però nessuno immagina, ma è Nicole, un gran lavoro stare lì. Nicole come youtuber è veramente il top, quindi sì. Grazie tesoro, anch'io, anche secondo me, e non lo dico tanto per dire, ma è il tuo carattere secondo me che fa sì che la gente ti segua, proprio per come sei tu, cioè qualsiasi video grazie. Tu faccia, secondo me la gente ti segue per come sei, perché metti allegria. Grazie mille. E fai passare anche molto tu questo messaggio che mi piace tanto e lo apprezzo tanto, appunto ti dicevo a volte screenshotto le cose che posti su Instagram sì. per tenermele nel cellulare, perché anche tu credi molto nella legge dell'attrazione sì. e quindi sproni le persone a... non solo ad essere positive, ma a credere che a le cose belle arrivano. Sì, assolutamente sì. E quindi sì. apprezzo tanto questo, e io ti seguo per questo, e quindi penso anche che tu sia una bravissima grazie. Influencer, youtuber, soprattutto per come sei tu. Grazie mille. Chi dei due guadagna di più? Giuro non lo so, perché non diciamo ci siamo che confrontate. La questione di guadagni io la considero una cosa molto intima e riservata, vi giuro che io non chiedo mai a nessuno, neanche le mie amiche più strette, quanto guadagni, perché la trovo una cosa molto molto intima, quindi non so, non saprei, diciamo uguale, ma sì, penso di sì. Poi non si guarda, cioè non è il mio guadagno, non è solo YouTube come vi dicevo prima, quindi non riuscire neanche a quantificare, però penso abbastanza entrambe, ecco. Tu cosa pensi? Sì, secondo me, allora, stessa cosa, io la penso come te, non ho mai chiesto né ai miei amici, alle mie amiche, alle colleghe influencer quanto guadagnano, perché non mi sembra onestamente educato farlo, ma però secondo me saremo là più o meno, cioè, ma sì, che domande ci fate? Sì. Ma non lo so, andiamo avanti. Chi è più bella? Io penso sicuramente decisamente Nicole, perché ma no, siamo due bellezze diverse secondo no, me. Lei, secondo me lei, perché anche è molto fotogenica, cosa che secondo me io non ho, però lei è molto fotogenica, cioè nelle foto che si fa, anche i selfie, io per esempio sono negatissima, lei si fa dei selfie strafighi. Io non sono assolutamente d'accordo, perché io vedo tutte le tue foto e sono strafighe, anch'io voglio fare grazie. Foto così fighe e non ci riesco, quindi secondo vabbè, me invece io dico lei. C'è la posa particolare, sai, curi, invece hai tu quei selfie spontanei, che veramente è un talento, cioè un dono, non è da tutti fare un selfie e venire così fighe, quindi mi piace molto. Io poi sono molto... Io non mi vedo mai figa comunque, tanto per no, invece io sono molto esteta, quindi mi piace molto proprio la fisionomia del tuo viso, le labbra con gli occhi, un po' tutto, quindi oh, grazie! Sì. Chi è più timida? Dipende anche qua dalla circostanza, penso forse più Nicole, però anche io dipende dalla circostanza, però lei a volte mi ha stupito particolarmente, perché non pensavo, però in alcuni momenti è veramente timida, riservata, sì. Secondo me io, proprio perché mi conosco e so che a volte sono talmente tanto timida che non riesco a spiccicare in parola, quindi secondo me io. Chi è più spendacciona? Nicole, decisamente Nicole, da quello che vedo dai video, bellissime cose che mostra di super lusso, decisamente Nicole. Beh, anche io non è che proprio, però lei è molto amante della moda, ancora più di me, quindi assolutamente sì, Nicole, adoro tutto quello che compra. Stavo per dire che, grazie, stavo per dire che anche tu Carlita hai delle cosine molto molto belle, specialmente sì. ti invidio l'ultima borsetta Dior che hai preso. Sì, quella però è bella. Secondo me anche io ho proprio il problema che ho le mani bucate, ragazzi, quindi devo metterlo, ecco, non posso negarlo. Con questa hai detto tutto. Il tuo cantante preferito? Allora, il mio cantante preferito, non ho mai saputo rispondere a questa domanda, perché a me piacciono varie canzoni, quindi non so, io vado più in fissa per le canzoni che per i cantanti, però sicuramente se dovessi dire un cantante, ad esempio italiano, che mi piace veramente veramente tanto, che adoro, Tiziano Ferro, mi piace un sacco anche lui come persona, mi piace perché è troppo una brava persona, oltre che le canzoni sono stupende. Allora, per me è difficile, perché esattamente come dici tu, a me piacciono le canzoni e mi fisso con determinate canzoni, anche se poi appunto magari dello stesso gruppo, dello stesso cantante, le altre canzoni non mi piacciono per esatto. niente, quindi è difficile, però un gruppo che ascolto da sempre e lì veramente so tutte le canzoni a memoria sono i Green Day, quindi direi Green Day, se non contano le Spice Girls di quando ero più adoro! E se vuole bene my love!
You gotta get with my friends. Adoro. Colore preferito? Colore preferito, allora questo che ho addosso, tipo questo fucsia fragola acceso, mi piace un sacco, però dipende poi da che cosa, come vestiti anche il nero, a me piace tantissimo perché lo trovo super elegante e basic. E il mio è il rosa, decisamente il rosa, sì. È un rosa pastello chiaro, non proprio fucsia ma più un rosa pastello chiaro. Vasca o doccia? Vasca idromassaggio, se hai il tempo una vasca idromassaggio con i sali da bagno, le candele, io adoro queste cose, però poi nel quotidiano la doccia al volo. Sì, a me piacerebbe rispondere vasca e dire sì perché mi faccio i bagni, no? Però in realtà non ho mai tempo e non uso mai la vasca, quindi devo dire doccia se devo essere onesta e sincera. Sì, l'ideale è averle entrambe. Sì, è vero, io le ho entrambe ma purtroppo la vasca non la uso, ma devo impegnarmi di più. Mare o montagna? Mare, decisamente mare tutta la vita, proprio, ma io sono proprio quella che al mare con i piedi nell'acqua, lo spaghettino con i frutti di mare, adoro il gelato, adoro mare. Anche gli spaghetti e i frutti di mare dobbiamo mangiare insieme. Brava, vedi? Ma tu pensa a venire e poi ci penso io a cosa farti mangiare. Ok, ok. Ti farò dire basta, carina, basta. Ma potete adottarmi? Ci vengo pure io. Quando adottate pure me. Quando vuoi, è un piacere. Comunque anch'io devo dire assolutamente mare, ragazzi, io sono nata e cresciuta a Trieste, la mia città è il mare, non riesco a stare senza il mare, decisamente mare. Cibo preferito? Allora, cibo preferito, cioè io sono combattuta, sushi, pizza. Se potessi vivere tutta la vita mangiando un giorno sushi, un giorno pizza, sarei felicissima, ecco. Allora, io invece ho il dubbio tra il sushi e il mio piatto preferito, che sono gli scampi alla busera con le patatine fritte, quelle tagliate in casa, però. Adoro. È molto specifico, è vero, però io amo gli scampi, cioè è proprio una cosa, quelle patatine fritte, che fame. Ok. Quindi, adoro, ma sai che ne ero convinta? Ho visto dei tuoi mukbang che mangiavi gli scampi e ho detto, secondo me Nicole impazzisce per gli scampi, mi hai fatto venire voglia di mangiarmi gli scampi. È vero, il mio piatto preferito da sempre. Vedi quando si dice influencer, cioè influenziamo anche le scelte sul cibo. È vero, anch'io decisamente quando guardo tipo i mukbang, tipo i tuoi mukbang, mi viene fame di quello che stai mangiando tu. È incredibile, ma è così. La pazzia più bella in età adolescenziale? Allora, le mie pazzie in età adolescenziali sono state quasi tutte legate al cambiamento di look e di capelli. Non so tu, ma io quando ero adolescente mi venivano degli ingrippi dove praticamente mi tagliavo i capelli, me li facevo rossi, una volta viola. Cioè adesso che riguardo quelle foto dico, ma perché? Adesso no, i miei capelli non li tocco, li voglio far crescere, adoro. Però è pazza secondo me, non lo so, anche tu. Beh, quella è l'età giusta secondo me per fare le pazzie, dai. Io avevo fatto i capelli, allora, assurdo perché li ho sempre avuti biondissimi, lunghissimi, li ho tagliati cortissimi perché ho visto Jen di Dawson's Creek che li aveva tagliati così e io me li sono fatti uguali. È vero, come stavi? Oh mio Dio, male! Se ti devo dire la verità, male! No, vabbè. Non toccarli, non toccarli i tuoi capelli, adoro, non li taglierò mai più così corti, questo sicuramente. Sì, e poi li avevo fatti anche fucsia e l'anno dopo blu, però il fucsia di blu mi piaceva e non me ne pento. Anche rosa li hai fatti una volta. Sì, è vero, recentemente li ho fatti pastello, rosa pastello, infatti vorrei rifarli. Sì, belli. Hai mai avuto esperienze paranormali? Allora, esperienze paranormali, diciamo no, perché io evito tutte le situazioni paranormali o comunque horror di paura, perché sono semplicemente una caga sotto, non so se può dire, ma ho paura. Cioè, se anche tu adesso mi dici, ma guarda che ho visto, io inizio già a scappare, già sto fuggendo perché sono paurosissima. Anch'io sono molto paurosa, però al contempo amo guardare i film horror. Davvero? Le serie TV horror, specialmente se hanno a che fare con il paranormale, non quelle cose splatter tipo uccidiamo la gente, proprio paranormale, sì. Misteri, fantasmi, adoro. Davvero? Adoro il Sesto Senso, io non dormo la The notte. Others, questi film, no, neanche io poi riesco a dormire, però ragazzi ho gli incubi, però più forte di me devo guardarle queste cose. E ho avuto qualche esperienza non proprio così eclatante da dire ho visto un fantasma,
Però chi segue il mio canale sa che sia in questa casa che nella casa prima qualcosina succedeva. Oddio, oddio, non so come tu faccia a vivere in quella casa sapendo queste da cose. Da sola poi. Sei coraggiosissima. Però non mi dà una sensazione negativa, quindi non sono spaventata per questo. Bene. Sei pentita di una relazione passata? No, devo dire no, perché anche se comunque ci sono state relazioni non andate a buon fine, e per cui comunque ci ho sofferto tantissimo, però io credo tantissimo nel destino e credo che ognuno di noi è quello che è grazie anche alle esperienze del passato. Per dirvi, io sono molto fatalista e credo molto che ogni cosa che succeda ha un motivo che poi alla fine ci porta a qualcosa che è giusto per noi, qualcosa di positivo. Quindi anche una cosa se c'è stata negativa, penso che mi abbia portato a quella che sono oggi, che sono una persona serena, felice, grata. Quindi no. È vero, anch'io la penso così. Penso che tutto quello che ci succede, anche le persone che incrociamo nella vita, le incrociamo per un dato motivo, cioè non penso che nulla accada per caso, c'è sempre un motivo se qualcosa succede, se una data persona entra nella nostra vita. Però se devo essere onesta, quando ho sofferto tanto l'ho pensato e lo penso tuttora, potevo evitare di conoscerla sta persona, proprio onestamente lo devo dire. Sì, un po' ti viene da pensare. Mai avuto una cotta per il fidanzato della vostra amica? Allora, devo dire no, perché io credo, rispetto molto l'amicizia, quindi se il fidanzato di una mia amica non lo considero proprio come un probabile ragazzo, insomma non lo guardo proprio, quindi no. No, neanche a me è capitato per fortuna, quindi... No, infatti. No, proprio assolutamente no. Qual è stato lo shopping più costoso che avete fatto e quanto avete speso? Allora, io decisamente adesso non mi ricordo proprio tutto, però sicuramente uno degli ultimi shopping in cui ho comprato, andai a Roma e comprai la mia borsa, la Dior, quella nuova, e quella decisamente è stato uno dei più costosi, anche perché oltre a quella comprai anche altre cose, quindi quella giornata fu veramente un bel investimento. Quanto hai speso? Penso intorno ai 5-6 mila euro. Anch'io sono più o meno sulla stessa, diciamo, mi è capitato di spendere anche di più in un giorno solo, ma perché io appunto sono fuori di testa, ho le mani bucate. Però anch'io più o meno l'ultima Chanel che ho preso era sui 5 mila euro, quindi poi ho fatto anche altri acquisti accanto, quindi sicuramente 6-7 mila. Quindi hai superato tu, ok. Quale lavoro avreste fatto se non ci fosse stato YouTube? Allora, lavoro sicuramente io poi ho fatto un po' anche una cosa che mi ha portato oltre YouTube, aprendo il mio shop online mi sono dedicata a quello che veramente mi piace tantissimo, ossia i cosmetici naturali, anche consigliarli, quindi questa cosa qua è sicuramente ciò che avrei fatto, magari anche se non avessi avuto il canale YouTube avrei fatto questa cosa perché veramente mi piace tantissimo. Che poi che so, tu sei anche laureata in... Sì, io sono laureata in tecniche di laboratorio biomedico, che anche mi piace tantissimo come lavoro, l'ho fatto, poi ho dovuto lasciarlo perché comunque anche perché quest'altra cosa mi prendeva tantissimo, anche quello mi sarebbe piaciuto farlo. Quindi ti intendi molto di ingredienti, ecco, sì, questo la è chimica, molto interessante. Sì, assolutamente sì, ho studiato all'università queste materie come la chimica, la fisica, mi sono piaciute tantissimo. Wow, ti invidio. io avrei fatto la traduttrice, io ho studiato lingue e questo è quello che avrei voluto fare, quindi tradurre... Sì, tu mi sa che conosci tante lingue, quante lingue parli? Allora, io parlo l'italiano e lo sloveno, entrambe come madrelingua, perché dalla parte della famiglia di mio papà, con lui e con tutto il resto della mia famiglia parlo sempre solo sloveno, e con la parte di mia mamma invece parlo sempre solo italiano, ho fatto le scuole con lingua di insegnamento slovena, quindi parlo entrambe le lingue come madrelingua, ho la doppia nazionalità. E poi parlo l'inglese a livello C1 perché appunto finendo l'università di lingue ho finito gli esami di inglese, che tra l'altro manco studiavo, li facevo così, manco io so come. E poi so parlare un pochino di olandese perché ho vissuto in Olanda per 5 anni e ho studiato anche il tedesco e lo spagnolo, però il tedesco e lo spagnolo non sono messa benissimo. Wow, cioè cosa ti manca il cinese e il giapponese, poi sai tutto. Magari.
Avreste mai pensato di raggiungere questo traguardo? No, decisamente no, io no, cioè io ho iniziato proprio per gioco, proprio quando tu dici vabbè faccio sto video giusto per gioco. Che vergogna! Poi, sì, assolutamente, non, con la videocamera posizionata sui libri, assolutamente, anzi quale videocamera? Fotocamerina, quindi no, non me l'aspettavo assolutamente, è veramente un sogno diventato realtà. Uguale, penso che chi ha iniziato quando abbiamo iniziato noi tanti anni fa l'ha fatto non aspettandosi nulla, perché comunque non esistevano gli influencer, non esistevano gli youtuber, nessuno guadagnava, quindi non esisteva neanche Instagram. Brava, brava! Quindi noi abbiamo iniziato così per divertimento, per gioco, esatto. Io per sconfiggere un po' la timidezza, ma no, non esatto, sarei mai esatto. Aspettata. Quella è la cosa però. Più bella, perché ci abbiamo messo tanta passione, vero. E ci ha ripagato. È vero. Comunque ragazzi, abbiamo risposto a tantissime, tantissime domande e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like se vi piacciono i video con Nicole, così magari chissà ne potremo fare anche altri. Nel frattempo molto volentieri. Vi invito a guardare il video che abbiamo registrato insieme sul canale di Nicole. Mi raccomando, seguitela, che vi lascio nell'info box il suo canale. Grazie Nicole, grazie. Grazie a te per avermi invitato sul tuo canale. Saluto qui. Tutti i tuoi follower. Abbracciamoci. Abbraccio. Non so dove sei, però abbraccio anche voi a casa. Ciao ragazzi, grazie, vi mandiamo un bacio grande. Grazie per averci seguito e al prossimo video. Ciao Nicole! Ciao! Ciao!